Benvenuti su Gallura Live, nuovo appuntamento con Olbia Elettorale, la trasmissione di approfondimento giornalistico della rete che si occupa appunto, che ci condurrà fino alle elezioni del 10 e dell'11 ottobre per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la scelta del sindaco della città. Trasmissione speciale, siamo ovviamente in diretta, quindi un saluto a tutti i telespettatori di Gallura Live, canale 815 del Digitale Terrestre, Telesardegna, canale 14 del Digitale Terrestre. Per questa diretta una trasmissione speciale. Abbiamo con noi due big della politica gallurese, rappresentanti in regione, due politici di spessore che ci parleranno delle tematiche regionali applicate alla campagna elettorale per le comunali di Olbia. Alla mia sinistra passo subito a presentarlo, Giuseppe Meloni, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Alla mia destra invece lo presento, Giuseppe Fasolino, assessore regionale al bilancio alla programmazione di Forza Italia. Buonasera a tutti. Esordisco con una domanda politica che riguarda le coalizioni. Parto da Giuseppe Meloni. La scelta che è stata fatta è stata una scelta su una grande coalizione civica, quindi ho chiesto anche ieri a Rino Piccino, il Partito Democratico ha fatto la scelta appunto come gli altri partiti tranne il Movimento 5 Stelle che ha modificato il proprio logo di non presentarsi col proprio simbolo ma di aderire a questa idea appunto civica. Si presenta con due liste che rappresentano entrambe il Partito Democratico. Qual è appunto la ragione per cui è nata questa scelta? E vorrei sapere, siccome so che lei ha contribuito insomma chiaramente anche alla scelta, come è nata appunto l'investitura di Augusto Navone come candidato sindaco di Olbia. Via, a lei la parola. La grande coalizione che è appunto guidata da Augusto Navone è nata io direi qualche anno fa, nel 2020, e comunque è nata durante la consigliatura Nizzi. È nata perché ci si è resi conto probabilmente che ad Olbia c'era e c'è purtroppo una vera e propria emergenza democratica per certi versi. Io non voglio estremizzare quanto sto dicendo, però ci si è resi conto che non c'era più agibilità politica per, non solo per gli avversari del sindaco in carica, ma anche per coloro che probabilmente stavano al suo fianco o per parecchi di loro. Quindi si è iniziato a vedersi, parlando di temi ovviamente, non parlando di inizi, parlando di quei temi rispetto ai quali non si può parlare in consiglio comunale, non si può parlare probabilmente nelle giunte comunali, non si può parlare nei luoghi dove si deve fare politica. E parlando di temi ci si è resi conto che probabilmente in una aggregazione civica che è andata via via crescendo come principio appunto che è partito due anni fa, probabilmente ci si ritrovava bene in modo scollegato anche dai ragionamenti della politica regionale e nazionale, si poteva pensare a fare un ragionamento per Olbia, un ragionamento che potesse portare Olbia a un progresso che noi riteniamo necessario sotto tantissimi punti di vista, non solo dal punto di vista appunto dell'emergenza democratica che si è creata, perché abbiamo ritenuto e riteniamo che il sindaco non garantisca la democrazia, ma anche perché certi temi, appunto lo ribadisco, possono essere portati avanti in un clima sereno, in un clima costruttivo, in un clima che potesse mettere le forze politiche buone al servizio della città nelle condizioni di poter operare tutte tranquillamente. Per quanto riguarda la scelta di Navone, è stata una scelta, diciamo così, dettata sono circolati dei nomi, diciamocelo francamente, rispetto ai possibili candidati ideali di una coalizione di quel tipo, c'erano dei nomi autorevoli di partito, dei nomi insomma abbastanza noti, e alla fine il nome che è circolato, anche quello appunto di Augusto Navone, ha naturalmente, ma davvero naturalmente, ha avuto la convergenza di tutte le forze in campo. È stato il nome che ha suscitato, secondo me, maggiore attenzione in città, maggiore interesse in città quando è stato fatto, insomma, non è stato fatto da noi peraltro, ed è quel nome che tutti naturalmente hanno voluto sposare, perché rappresentava e incarna la figura perfetta per poter guidare questo tipo di coalizione che appunto non ha un colore politico. Perfetto, due domande flash: quanto vi è costato
come Partito Democratico rinunciare a un vostro candidato, perché sono circolati, lo sappiamo tutti, i nomi soprattutto di Rino Piccino, Gianluca Accorda, ma anche Ivana Russu, con un numero, con un nome femminile, e poi quanto vi è costata l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, che è stato le scorse elezioni comunali un vostro avversario politico, che però poi durante la consiliatura è stato, diciamo, un alleato all'opposizione. Se vi è costato, ma se non vi è costato nulla. Ci sono state delle discussioni che sono durate settimane, perché noi discutiamo, noi abbiamo la possibilità di discutere, vorremmo che questo possa accadere in città, appunto guidata da questa coalizione. Abbiamo discusso e abbiamo poi ritenuto che per il bene della città fosse necessario, lo hanno fatto in particolare coloro che erano indicati come possibili candidati del Partito Democratico a sindaco, abbiamo ritenuto che fosse necessario per il bene della città a fare un passo, io direi nemmeno indietro, un passo di lato, e permettere che la coalizione potesse crescere serena e potesse appunto essere davvero una vera coalizione civica guidata da un civico per eccellenza quale è Augusto. Quindi è stato diciamo molto sereno il percorso successivo e anche di queste entusiasmanti settimane e mesi di campagna elettorale. Grazie. Passo subito a Giuseppe Fasolino, più o meno siamo sui 4 minuti, calcolerò io ovviamente i tempi senza timer questa volta. A Giuseppe Fasolino faccio una domanda sempre sulla coalizione. È indubbio, diciamo, si sa, chi segue la politica Olbia, che le scorse elezioni Giuseppe Fasolino era stato il grande tessitore di quell'alleanza che aveva portato prima delle elezioni a una ricomposizione tra Nizzi e Sanciu, che invece in queste elezioni sono, diciamo, i grandi avversari politici. Quindi uno spunto è questo: quanto cambia rispetto a quella esperienza politica che portò Settimo Nizzi a vincere le elezioni? E la seconda è: quanto è una forza o quanto può essere una debolezza il fatto che, a parte Fratelli d'Italia, che ha fatto una scelta, diciamo, diversa, la coalizione di centrodestra sia composta fondamentalmente, soprattutto con Partito Sardo d'Azione e la lista della Lega, dagli stessi partiti che sostengono il governo regionale di cui Cristian Sonias è presidente e lei è, appunto, fa parte della giunta come assessore. Quindi queste due cose: quanto c'è diverso, cioè quanto pesa l'addio di Sanciu rispetto alle scorse elezioni, e quanto può essere un fattore positivo o invece un fattore, diciamo, negativo, critico, per le critiche che poi vedremo, la compagine della coalizione che sostiene anche la regione. Allora, prima vorrei partire con insomma, un'attenzione alla dichiarazione anche di Giuseppe sull'emergenza democratica, perché comunque Settimo non è che si è evocato a sé dei superpoteri che non dà l'opportunità, è un sindaco, quindi ha il ruolo di sindaco, svolge il ruolo di sindaco. Secondo me l'emergenza democratica è un po' eccessiva come affermazione, però lasciando perdere questo, che probabilmente era un modo magari anche di Giuseppe per rimarcare magari la forza la decisionalità di Settimo. Torno invece alla domanda. Sì, 5 anni fa eravamo riusciti a fare un gruppo compatto, ma si veniva da 5 anni di opposizione, si doveva fare un altro percorso, si doveva fare un altro percorso anche per il candidato, perché doveva comunque recuperare un terreno, perché era stato un po' lontano, deputato, quindi aveva bisogno di, secondo me, di un'altra dell'opportunità di ritornare in mezzo alla gente, perché un po' quando magari si va a Roma si rischia di perdere la vicinanza con la popolazione. Oggi è diverso, perché oggi viene da 5 anni di amministrazione, quindi la forza è lui, perché come insomma nessuno penso possa rinnegare a Settimo la sua forza come sindaco, è un sindaco vero, cioè lui incarna proprio quello che è il ruolo che il sindaco deve avere, molto decisionista. E quindi diciamo che è lui che traina il gruppo, cioè il gruppo che si crea intorno a lui, intorno a un leader vero che ha dimostrato in questi 5 anni di saper fare il sindaco, di farlo nel miglior modo possibile e di aver portato a casa dei risultati importanti. Quindi
È cambiata anche la strategia perché sono cambiate le condizioni in campo. E quindi qua c'è un leader forte e un gruppo che si è unito intorno a questo leader. Per quanto riguarda la coalizione? Per quanto riguarda la coalizione, io penso che sia giusto, noi abbiamo trovato corretto non nasconderci, tra virgolette, dietro un simbolo diverso, perché quando giustamente lei dice ci sono due liste che fanno capo al PD, cioè no, manca solo il simbolo, ma sappiamo che magari c'è il PD, quindi a volte tutto questo magari potrebbe non essere capito dalla popolazione, perché comunque perché mi devo nascondere? Cioè, se io domani mi dovessi candidare, anche se non avessi il simbolo di Forza Italia, sono un candidato di Forza Italia. Quindi noi abbiamo invece ritenuto opportuno che la coalizione, che i partiti che compongono la coalizione, dovessero senza nessun problema porsi e proporsi a questa campagna elettorale con quello che è la vera faccia di ognuno di noi. E questo abbiamo fatto. Se sarà o meno un valore aggiunto, lo vedremo dopo le elezioni. Del domani non c'è certezza, no. Soprattutto in politica. Perfetto, non so se volete replicare oppure se siamo a posto così. Su questo siamo a posto. Entriamo sui temi, diciamo, di politica regionale, comunque di attualità, che riguardano ovviamente anche Olbia. Io cercherò di porre i temi sul tavolo cercando di essere più laico possibile, diciamo, però è chiaro che su certi temi, tipo la sanità, si parla di emergenza. Poi andiamo a vedere quali possono essere le cause, le responsabilità, ognuno di voi poi ce lo spiegherà, però si parla di emergenza perché è soprattutto la medicina territoriale, il Covid ha avuto un impatto certamente importante, la regione sostiene che ci fossero già dei problemi endemici, strutturali, che poi sono emersi clamorosamente. Il presidente della regione recentemente ha annunciato con l'assessore alla sanità 5.000 assunzioni, senza ovviamente entrare nello specifico. Si sa che il piano dovrebbe essere fino al 2023-2024, quindi per tamponare questa emergenza, però certamente il territorio ne risente e questo diventa un tema di dibattito estremamente importante. Chiedo a Giuseppe Meloni, su un tema del genere è legittimo, e se lo è parliamone, parlare appunto di responsabilità, cioè nel senso di chi è la colpa, oppure semplicemente bisogna guardare a un deficit strutturale che in tutti questi anni non si è riusciti, al quale non si è riusciti a mettere mano e limitare? Prego. Ma io ritengo che molti dei problemi che attraversa attualmente la sanità vengano da diversi lustri, insomma, quindi da parecchie legislature che hanno del Consiglio regionale, sono passati parecchi assessori alla sanità di diverso colore politico, e quindi non credo che il problema sia esclusivamente addebitabile a chi da 2 anni e mezzo, che non sono pochi, guida la regione e quell'assessorato. Però non dobbiamo dimenticare che il centrodestra ha vinto le elezioni promettendo grandi cambiamenti in sanità, promettendo probabilmente, sapendo di non poter mantenere certe promesse, perché sapevano bene, avendo governato anche prima, perché ogni 5 anni in regione cambia l'amministrazione regionale, avendo governato anche prima, sapendo di avere anche un pezzo di responsabilità e sapendo quanto è difficile invertire la tendenza anche se si volesse fare. Ma il problema più grande, secondo me, è che non si è voluto fare. Cioè, in questi 2 anni e mezzo si è corso a poi Giuseppe Fasolino replicherà, ma non è nemmeno l'assessore della sanità, quindi ovviamente magari farà anche una difesa d'ufficio. Però c'è un punto sui conti che secondo me può anche riguardarlo, sul bilancio della sanità. Il problema è che non abbiamo visto in questi 2 anni e mezzo un'impronta per un cambiamento, ma è sembrato davvero che si sia governato a vista. In un clima terribile, quale quello della guerra in corso, che c'è, non negabile, perché sulla stampa, perché in consiglio regionale, perché nelle commissioni, sulle presidenze delle commissioni, la guerra in corso che c'è, del tutti contro tutti, e in particolare di un gruppo che fa riferimento all'UDC e il gruppo che fa riferimento al Partito Sardo d'Azione / Lega,
che guidano insomma, i luoghi di potere più importanti e i centri decisionali più importanti, quali la direzione generale dell'assessorato e l'assessorato e la direzione generale della ATS. E considerare l'ATS come il male assoluto e quindi ribaltare sempre su chi ha fatto l'ATS, eccetera, credo che sia l'ennesimo errore, credo che sia continuare la campagna elettorale in modo sbagliato, perché non si individua la ricetta per risolvere questi problemi, che sappiamo benissimo che risiede nel reclutamento dei medici, il turnover che c'è stato, eccetera. Qual è, secondo me, il vero dramma? Pensare di poter superare, per esempio, l'ATS con l'Ares, ecco, e con le varie, ASL che tornano rispetto a centri di potere locali, che possono anche essere importanti. Peccato poi che, stessa missione del Presidente della Regione, ma è scritto in legge, l'Ares avrà sostanzialmente sul personale, su la committenza, su questioni importantissime e fondamentali, sempre la centralità su tutto, e quindi sarà una ATS mascherata. In tutto questo contesto c'è Olbia, c'è la Gallura e c'è Olbia. Allora, per venire ad Olbia, sinceramente, io credo che il sindaco, che è la massima autorità sanitaria, abbia il dovere di imporsi. C'è stata una conferenza sociosanitaria alla quale lui ha partecipato, nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, è stato con vigore posto il problema da parte di diversi sindaci, in particolare il sindaco Ragneda, presidente della conferenza sociosanitaria. Il sindaco Nizzi ha promesso fuoco e fiamme, vari accessi negli ospedali, eccetera, ma non si vede niente di tutto ciò, in particolare con la scadenza della campagna elettorale. Il sottotesto sa. E questo è il problema che in questo momento c'è rispetto alla connotazione squisitamente politica della coalizione di centrodestra. Okay. Perché il sindaco non è libero di poter, in questa fase, io ritengo anche dopo, poter esternare nulla contro Solinas, che gli ha dato il simbolo, che gli sta consegnando, contro la Lega, che gli ha candidato il capo di gabinetto, l'assessore dei trasporti. Quindi di trasporti non si può parlare male. Ok, sarebbe Luca Erba, giusto? Esatto. Okay. Insomma, è il lombardo candidato nelle liste. A Giuseppe Fasolino ovviamente chiedo, insomma, se secondo lui l'atteggiamento di inizio è stato un po' morbido, diciamo, come una sorta di pax elettorale, e però le chiedo in principio, appunto, lei come assessore al bilancio della programmazione sa meglio di tutti noi messi assieme che nel bilancio della regione la sanità è una voce importantissima. Adesso non so come siamo, se siamo intorno al 60, no, siamo intorno meno. Poco sopra il 50%, sì. E quindi però metà del bilancio della regione va nella sanità. E l'uomo della strada, al quale io ovviamente appartengo, come molti dei nostri telespettatori, si domanda: ma com'è possibile che un settore così importante e che sul quale vanno a confluire così tante risorse non funzioni bene? E questa è la domanda, magari semplicistica, ma alla quale chiedo una risposta. Allora, la domanda è una domanda molto importante, perché noi dobbiamo anche partire un po' dagli atteggiamenti nostri. Noi vogliamo tutto in tutte le parti, in tutte le zone noi vogliamo tutto. Allora, tutto dappertutto non si può avere, perché tutto dappertutto si rischia di non avere niente da nessuna parte. Allora bisogna cominciare a fare delle scelte, bisogna avere una strategia di quella che dovrà essere la sanità in Sardegna, e coprire i territori, ed è per quello che siamo arrivati a monitorare i territori, tornando a quelle che erano le vecchie ASL territoriali, perché sono fondamentali per capire effettivamente quelle che sono le esigenze territoriali della Sardegna. Mi è piaciuto l'approccio iniziale che Giuseppe ha dato quando ha risposto alla domanda, cioè non si può focalizzare la responsabilità esclusivamente su una parte politica o su un periodo politico. C'è un sistema che va cambiato, per cui posso dire che probabilmente una delle valutazioni che dovremo fare è quella di capire se è stato corretto doverci pagare la sanità in maniera esclusiva, da soli, con il nostro bilancio. Questa è una delle domande
a cui dobbiamo anche valutare. Non è la sola cosa, tra l'altro. Poi parleremo della continuità territoriale. Sì, sì, però dico, cosa che pagano i sardi. Però dico, già questo aspetto è un aspetto fondamentale. Siamo una delle regioni che si paga la sanità da sola. E quindi anche in una condizione di emergenza come quello che abbiamo vissuto, abbiamo dovuto fare i conti con il nostro bilancio. Allora, io dico che noi... Non voglio nascondermi dietro un dito, assolutamente. Noi dobbiamo cambiare comunque marcia, questo sicuramente. Però arriviamo da un periodo in cui il turnover non è stato fatto. Arriviamo e troviamo quota 100 che ha mandato in pensione una grande parte dei medici e ne manderà in pensione altrettanto a fine 2021 e nel 2022. Abbiamo affrontato in questi due anni e mezzo, un anno e mezzo, quasi due, di pandemia. E non ce lo possiamo dimenticare, la pandemia è un'emergenza sanitaria. Quindi abbiamo dovuto concentrare l'attenzione su quella che era un'emergenza, che c'era, è sotto gli occhi di tutti, non è che è un qualcosa che ci siamo inventati. Ora bisogna però accelerare, ora non abbiamo più scuse e non possiamo avere più scuse. Da oggi in poi, da adesso in poi, dobbiamo dimostrare, come secondo me giustamente ha detto il presidente Solinas, che dobbiamo sopperire a quella che è la carenza dei medici, perché soprattutto quello, la carenza dei medici nelle strutture sanitarie e nei territori. Le faccio una domanda, prima se ha 30 secondi sulla questione degli inizi. La domanda è questa. Ah, poi torno, scusa. Sì, no. La questione è questa. Però, voglio dire, il problema, per esempio, degli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia è il problema che si è posto per le guardie mediche turistiche. Secondo lei, là non c'è un difetto di programmazione? Perché non è difficilissimo, non ci vuole uno scienziato per capire che a Olbia e in Gallura ad agosto ci sarebbe stato un afflusso turistico straordinario e che di conseguenza certi tipi di patologie, tra l'altro soprattutto codici verdi, codici gialli, che vanno a intasare codici bianchi, che vanno a intasare il pronto soccorso, avrebbero creato dei problemi? Oppure anche questo rientra all'interno dell'emergenza generale che è stata di fatto generata dall'impatto del Covid? In parte è quello che ci siamo detti, anche questo rientra in quella che è l'emergenza, perché ripeto, eravamo concentrati veramente anche il pronto soccorso. C'è stato un periodo dove la gente non andava più al pronto soccorso. Perché? Perché c'era il pericolo di essere positivi, e quindi, se ci ricordiamo, c'era un periodo dove il pronto soccorso quasi non funzionava. In pieno Covid. In pieno Covid. Sì, durante il lockdown. Poi, però... Quindi, però in parte invece c'è quello che dicevo, che bisogna cambiare adesso marcia. Tornando invece alla domanda legata al sindaco Settimo Nizzi. Allora, a Settimo tutto gli possiamo dire, ma viene criticato perché è troppo combattivo, ma si può dire a Settimo che non è combattivo. Settimo è combattivo, magari oggi per una questione politica, probabilmente anche normale, non appare come dovrebbe, ma nelle stanze dove si deve combattere, seppur interne, dove non ci sono mai le telecamere, dove non ci sono i giornalisti, non ha mai smesso di combattere. Io di questo ne sono testimone. Perfetto. Volevo chiedervi della continuità territoriale, ma lo faccio dopo, perché prima voglio entrare, se riuscite a concentrare in un unico intervento, due temi che so che sono probabilmente due dei temi chiave della campagna elettorale a Olbia, dirimenti probabilmente anche nelle scelte, che però dobbiamo cercare di mettere assieme per una questione di tempo, e sono il piano urbanistico comunale e il piano di mitigazione del rischio idrogeologico. So che è un'impresa improba, però vi chiedo di fare uno sforzo. Parto da Giuseppe Meroni e poi Giuseppe Fasolino, la domanda più o meno è la stessa. Primo, piano urbanistico comunale, le due versioni ve le do rapidissime. Il comune di Olbia sostiene che la copianificazione consista nelle osservazioni della regione e che di conseguenza più osservazioni vengono fatte su determinati temi, alberghi in zona F turistica Capoceraso, raddoppio della Marina di Olbia e il campo da golf a Satesta, dico i casi preparati, rientrino all'interno comunque di una logica, di un iter amministrativo che poi porterà il comune di Olbia a risolvere questa questione. Invece l'opposizione, diciamo la grande coalizione civica, sostiene invece che non sia così, che ci sia un difetto di pianificazione e di programmazione e che non si riuscirà ad ottenere i risultati.
Qual è la versione che voi sposate, anche se immagino quale sia, e poi sul piano di mitigazione del rischio idrogeologico vorrei focalizzarmi sulla questione delle risorse. Secondo voi veramente c'è il rischio che i soldi destinati, 125 milioni di euro per queste opere, si rischino di perdere, e qual è la soluzione che il Giuseppe Meloni come Partito Democratico e Giuseppe Fasolino come Forza Italia, diciamo, alla quale aderiscono per quanto riguarda questo? So che è difficile, però vi do 5 minuti ciascuno e via. No, fatto bene a presentare, insomma, insieme le domande, perché si tratta di argomenti rispetto ai quali, secondo me, l'amministrazione comunale ha portato avanti un bluff per entrambe. Ma proprio lo dico in modo convinto, l'avrei detto anche se le elezioni non fossero fra 2 settimane. Lo diciamo da tempo, e in particolare sul piano urbanistico comunale, per iniziare, c'è stata, secondo me, proprio una strategia di portarlo a ridosso delle elezioni. Peccato che le elezioni non sono state a maggio, e quindi ci si è ritrovati, quindi l'amministrazione Nitti si è ritrovata sul groppone le osservazioni che sono arrivate dalla regione, che sono centinaia, e sono delle osservazioni ben precise, pregnanti, e che riguardano soprattutto il fatto che il comune di Olbia aveva adottato, a quanto pare, un piano che in prima adozione, appunto, era insomma abbastanza accettabile, diciamo così, anche se poi io e Giuseppe sappiamo bene, lui l'ha fatto prima di me, cosa significhi lavorare su un piano urbanistico comunale in Sardegna per adeguarlo al PPR, però insomma accettabile. Peccato che poi, trattandosi di un PUC portato, quindi osservazioni portate in consiglio, quindi quelle dei cittadini, non quelle della regione, portate, sì, in consiglio comunale a ridosso di quelle che sarebbe dovuta essere la data delle elezioni, ha avuto un condizionamento elettorale, quindi c'è stato un accoglimento generale di tutte di diverse osservazioni, che ha portato a uno stravolgimento del PUC, e quindi ecco perché le osservazioni da parte della regione, che l'hanno sostanzialmente demolito. Guardate, è inutile girarci attorno, questo PUC è da rifare, questo PUC è quel PUC che, lo dico anche per l'esperienza vissuta nel mio comune, seppur in una scala molto minore, necessita di qualche anno prima di poter arrivare al traguardo, soprattutto se si tiene in questa linea. Ci sono problemi svariati dal punto di vista del bosco, ci sono problemi svariati soprattutto dal punto di vista dell'allocazione della zonizzazione, quindi allocazione, che ne so, delle zone F in fascia costiera, in ambito costiero ovviamente, perché l'ambito costiero è tutto il comune di Olbia, ma io direi proprio in fascia costiera. Ci sono, ripeto, problemi di svariato tipo, collegati anche al piano di mitigazione del rischio, inteso però non come, perché si è voluto volutamente confonderlo, la variante Alpai con, sì, no, il piano di mitigazione. C'è un discorso di variante Alpai perché la città è bloccata, paralizzata, perché non sono stati fatti i lavori, perché dal 2013 la città, dopo aver subito, anzi, due alluvioni, 2013-2015, è paralizzata ancora di più dal punto di vista anche dell'economia, perché l'amministrazione comunale ha ritenuto di fare un braccio di ferro e non portare avanti nessun tipo di piano e ostacolare il lavoro che veniva svolto a Cagliari. Ha tenuto un atteggiamento che ha portato a dover rinunciare di fatto ad avere la guida del commissariamento, e quindi la regione oggi commissario, perché il comune di Olbia, Nizzi, non era collaborativo, non minimamente, anzi ostacolava il lavoro. Il risultato è che abbiamo oggi un tentativo di variante Alpai che non è assolutamente ancora stato adottato, e quindi non si capisce bene che futuro possa avere se non si fanno prima le opere di mitigazione del rischio. Può esserci qualche variante, diciamo così, di dettaglio rispetto a della cartografia che viene rivista, però la sostanza è le opere di mitigazione del rischio, le opere, diciamo così, anche di rimozione alla rimozione anche delle opere incongrue, che non è stata portata avanti come invece avrebbe dovuto essere portata avanti, ed era anche svincolato dal cosiddetto piano Mancini. E sulla questione superamento del rischio idraulico, rispetto al quale ci sono 150 milioni di euro, Olbia è stata trattata nel 2015 con fondi europei da parte del governo e da parte della regione Sardegna,
a guida PD in quel caso, è stata trattata come se fosse una città metropolitana, perché non per, perché ci sono stati, ma purtroppo, c'è il dei morti, che quei soldi si perdono, quei soldi, c'è un vincolati gran, al progetto, non all'esecuzione. Purtroppo c'è un grosso rischio che si perdano, perché è stato finanziato quel progetto. Si potrebbe anche, si sarebbe potuto lavorare a ritocchi, ovviamente, di quel progetto. Per carità, io non sono un ingegnere idraulico, non mi avventuro in tutti questi ragionamenti. Però lavorare scientificamente a bloccarlo, politicamente, perché non è vero che non è stato un intervento politico. È stato un intervento politico, perché il sindaco di Olbia è intervenuto sulla stampa a dire: Solinas è d'accordo con me per bloccare il piano Mancini. Ma quindi sarebbe il poi piano l'hanno tecnica, buttata, lo stativo. Poi l'hanno buttata sulla tecnica, ecco, intervenire sugli uffici. Ma ci sono dichiarazioni pubbliche rilasciate a mezzo stampa. Fare un'operazione di questo tipo è stata veramente un attentato alla città, e la città è in grave pericolo, la città va messa in sicurezza, quindi bisogna fare in fretta. Io credo che un'amministrazione guidata da Nizzi non possa farlo, perché non l'ha fatto altro che il sindaco del fare, il sindaco dell'ostacolare. Ok. Assessore Fasolino, invece, passiamo al suo punto di vista. Allora, partiamo da dove vuole lei, entrambe le cose. Allora, partiamo, Mario, perché è un po' fresca, partiamo dal piano Mancini. Allora, io starei attento a fare certe affermazioni, perché il fatto che si sia... c'è un aspetto tecnico e un aspetto politico. Sull'aspetto politico, secondo me, è molto chiaro. Cioè, Settimo Nizzi, 5 anni fa, disse chiaramente quale era il suo intendimento. Lo disse chiaramente quale sarebbe stato un intendimento politico di quella maggioranza. Cioè, quindi, io penso che un sindaco, una maggioranza, abbia la responsabilità e l'onere politico di portare avanti delle scelte che possono essere contestate o meno, ma secondo loro giuste per lo sviluppo della città, e in questo caso per invece togliere dal pericolo la città. Nel momento in cui c'è da fare una scelta politica e loro hanno l'onere di dover fare questa scelta, è il sindaco con l'amministrazione che decide qual è la scelta più adatta alla città, perché quel sindaco ha avuto il consenso popolare, oltretutto dicendo con chiarezza che cosa avrebbe voluto fare per la città. L'ha fatto con chiarezza, e quindi dal giorno dopo ha lavorato politicamente per far sì che si arrivasse a quello che era l'obiettivo che quella maggioranza aveva stabilito. Secondo me non c'è il rischio di perdere queste risorse, si farà di tutto politicamente per fare in modo che, se dovesse esserci un altro progetto, quelle risorse si salveranno. E nel caso in cui non si potranno salvare quelle risorse, ma io sono convinto che quelle risorse si salveranno, non sarà un problema di risorse. Perché? Io invece voglio fare un'altra domanda. Ma nel momento in cui ci troviamo di fronte a due scelte, una quella di mettere in sicurezza la città, ma non rovinando quella che può essere anche l'economia, che può essere anche la bellezza di questa città, e l'altra invece portando avanti un progetto per non rischiare di perdere le risorse, io scelgo quella che mi dà l'opportunità di fare un progetto migliore per la città. E l'onere di questo ce l'ha il sindaco, non ce l'ha nessun altro. Non ce l'ha nessun altro. Fare il sindaco vuol dire questo, prendersi anche delle responsabilità che magari per molti possono essere incomprensibili, ma per la città invece possono essere delle scelte corrette. Tornando invece 126 osservazioni della regione piano, di copianificazione, cosa piano, vogliono dire? Piano urbanistico. Allora, guardi, io le dico questo. Io e Giuseppe abbiamo fatto i sindaci. Giuseppe non è riuscito a approvare il piano urbanistico. Io sono riuscito a approvare il piano urbanistico. Perché l'ho fatto per 5 anni? No, ma non volevo arrivare, ci mancherebbe. Lui l'ha fatto dopo 10 anni. No, no, non volevo arrivare a quello. No, volevo arrivare. Specifichiamo che lui ha avuto un periodo più breve. No, però lo stiamo approvando. No, però adesso. Quindi 10 anni. Esatto, però. Okay. Pari e patta, via. Allora, lui sa benissimo che la maggior parte delle osservazioni o degli atteggiamenti che vengono. O dell'iter che bisogna affrontare per approvare il piano urbanistico è veramente farraginoso. È che io sono riuscito, volevo arrivare a questo, ad approvare il piano urbanistico perché ho pubblicato contro alcune delle osservazioni fatte dalla regione il piano urbanistico e sono andato al TAR.
contro la regione. E solo per questo sono riuscito ad approvare il piano urbanistico, perché ho approvato il piano, l'ho pubblicato così come avevamo deciso, con delle osservazioni contrarie della regione, e il TAR non ha dato torto al comune. Allora quello ci ha dato l'opportunità di sederci intorno a un tavolo con la regione e partire in una posizione quantomeno uguale. Uguale. Allora, ma chi è che deve determinare quelle che sono le scelte giuste di una città? Chi le deve determinare? Le deve determinare l'amministrazione, le deve determinare il sindaco. Fare il sindaco vuol dire questo. Le scelte non devono essere calate dall'altro, non devono essere calate dagli altri. È il sindaco con l'amministrazione che deve decidere quali sono le migliori scelte, qual è il miglior sviluppo economico-urbanistico della propria città. Questo vuol dire. Ok, perfetto. E io sono convinto che questo potere, questa forza va data alle amministrazioni, perché sono le amministrazioni che devono decidere e determinare il proprio futuro. Perfetto. Io vorrei replicare solo sulla questione del piano alternativo. Sulla questione del piano alternativo, siccome ovviamente io prendo sempre la responsabilità di quello che dico, quando io ho detto c'è stata una precisa scelta politica, è semplicemente perché durante le elezioni regionali e poi un anno dopo, nel 2020, a mezzo stampa, guardatevi la rassegna stampa, il sindaco di Olbia ha detto il piano Mancini, in quel caso si chiama Mancini, poi io non mi affeziono così tanto ai nomi degli ingegneri, non si fa. Solinas è d'accordo con me, l'ha ribadito nel 2020 a gennaio, si sono resi conto della gravità di quelle dichiarazioni e l'hanno buttata sugli uffici, scaricando la responsabilità a un funzionario che stava andando in pensione. Diciamo le cose come stanno. E sa qual è stata, a proposito, le motivazioni? Ricordiamo quali sono le due motivazioni principali. Impatto acustico, Olbia è una città dalle centinaia di gru, impatto acustico dei lavori. È come se invece il traforo che verrebbe fatto dal piano alternativo è il materiale di risulta che non si saprebbe dove scaricarlo. Sì. Invece in quel caso con il traforo, con la galleria, non ci sarebbe materiale di risulta. Ma di cosa parliamo? Addirittura si crea un precedente anche per i piani successivi. Un'altra cosa, scusate, ma è un argomento molto l'assessore. Sì. L'assessore regionale dei lavori pubblici, in risposta recentemente, il nuovo assessore, in risposta a un'interrogazione in Consiglio regionale, ha dichiarato che ci sarebbe stato un terzo, la regione avrebbe fatto come da un piano alternativo ulteriore a quello da arbitro, un terzo piano. Ha parlato di un terzo piano in aula. L'altro giorno il sindaco di Olbia parlava di terzo piano che non esiste. Sono sempre questi sei mesi che vanno avanti a seconda della data delle elezioni. Peccato che il 10 e l'11 ottobre si voti e, come dicono a Olbia, il sindaco sia stato sgamato. Sì, dico soltanto che la bocciatura era arrivata dallo SVI, che è il servizio di valutazione di impatti ambientali della regione, che è un servizio regionale, certamente secondario rispetto ad altre, però è stata fatta una valutazione ambientale legittima. Io penso che gli uffici della regione lavorano in maniera seria e quindi sono indipendenti da quello che è l'aspetto politico. Le eventuali dichiarazioni di cui parla Giuseppe sono dichiarazioni fatte in campagna elettorale, in che senso? Cioè nel senso che il candidato presidente della regione era d'accordo con la volontà politica che magari esprimeva il sindaco della città di Olbia, logicamente, ma senza necessità di doverlo dichiarare, logicamente, al di là dell'aspetto tecnico. L'aspetto tecnico va in una strada che è completamente diversa da quello politico. Io posso essere d'accordo politicamente a fare una scelta, ma tecnicamente magari non si può fare. Quindi cosa c'è di strano? È una cosa normalissima. Io politicamente vorrei fare una determinata cosa, ma tecnicamente non si può. Non è che posso dire ai tecnici di fare una cosa diversa. Quindi qua è successo questo. Tecnicamente è stato rilevato che probabilmente il progetto era incompleto. Mari, prossimi, come ha detto Giuseppe, questo può essere un bravo avvocato, comunque devo dargli questo può essere l'opportunità, come diceva lui, il precedente, cioè che magari siano i futuri progetti più completi, in maniera tale che da un punto di vista tecnico possono avere il nulla osta da tutti gli uffici,
poi non ci sono uffici più importanti e meno importanti. Tutti gli uffici che devono emettere un nulla osta all'interno di un iter sono importanti, okay, perché altrimenti quell'iter non si può chiudere. Perfetto. Chiedo alla regia se ho il tempo di fare un'ultima domanda. Ditemi. Ok, 2 minuti ciascuno, vediamo se riusciamo a riassumere. Allora, io volevo parlare con voi della continuità territoriale, però diciamo riferita a un tema che ovviamente riguarda Olbia e la Gallura in maniera principale, che è la questione ovviamente di Air Italy, dei lavoratori di Air Italy. È chiaro che questo ha un impatto sociale, ha un impatto ovviamente anche sull'elezione di Olbia, perché stiamo parlando di 1322, non tutti sono a Olbia, diciamo che circa 500-600 sono a Olbia, gli altri sono in Lombardia, eccetera. Allora, si è parlato, diciamo, molto attraverso la stampa di varie opzioni che possono collegare la nuova continuità territoriale, una proroga della continuità territoriale che scade il 15 ottobre. Ricordiamoci che la regione ha invitato 11 compagnie a presentare una proposta, collegando alla possibilità appunto di utilizzo delle risorse di Air Italy. Io volevo capire quanto, perché poi questa cosa si inserisce all'interno di un discorso che è stato fatto su un progetto industriale che però non è mai venuto fuori, su una possibile compagnia sarda, quindi sulla possibilità che vengano acquisite le rotte per la Sardegna. È un tema estremamente complesso, però voglio dire, c'è una soluzione che vada oltre l'ennesima proroga della cassa integrazione, che è estremamente scivolosa perché i problemi, diciamo, legali e legati anche all'aggancio con la situazione della vecchia Alitalia e di Itta è diverso. C'è una soluzione praticabile, sì, da un punto di vista per questi lavoratori? Forse lui può rispondere meglio di me. Allora, parte Giuseppe Fasolino e poi... Perché no, se c'è anche dovrebbe avere più informazioni anche di me. Anche politicamente, qual è la vostra visione ovviamente da questo punto di vista? Allora, minuti se riusciamo a starci, quindi sono 38, a 40 chiudo e a 42 chiudiamo la trasmissione. Allora, cercherò di essere più veloce possibile. Allora, è stata fatta una procedura d'urgenza dove sono state invitate 11 compagnie. Noi avevamo preparato le risorse per questa gara, perché appunto scadeva il 15, poi invece il Ministero è intervenuto dando copertura per quelli che sono i costi di questa gara. Non si perderà neanche un giorno, e questa è già una notizia positiva. Dal 15 in poi ci sarà una compagnia che porterà avanti la continuità territoriale. Per quanto riguarda il discorso Air Italy, è un discorso che inizialmente si voleva agganciare a quella che è la vertenza nazionale, si è tentato un po' tutti, dai deputati al presidente, di cercare di agganciarla a quella che è la vertenza nazionale, perché comunque è una vertenza nazionale, non può essere sempre considerata solo una vertenza regionale. Sulla compagnia sarda, io penso che con alcune condizioni particolari la compagnia sarda potrebbe essere un'opportunità. Le condizioni sono queste. Ho partecipato proprio qualche giorno fa a una trasmissione dove si è affrontato questo argomento. Le condizioni devono essere molto precise, forti. Prima di tutto la politica deve star fuori da quella che sarà la futura compagnia. Cioè, deve essere una compagnia sarda ma affidata di manager seri, validi, che possano effettivamente dare forza a questa compagnia. Le risorse però dovrebbero essere pubbliche. Prego, prego, deve essere un allarme. Ah. Andiamo avanti. Non è roba nostra. Il bello della diretta. Esatto, proprio il caso di dirlo. Le risorse, allora, bisogna dare un tempo che non può essere un anno, 2 anni o 3 anni per poter portare a pareggio questa compagnia, perché è assurdo, lo vediamo, un piano industriale serio, parlo di piano industriale serio, non può essere della durata di 2 anni o 3, perché altrimenti lo vediamo stesso con Itta cosa hanno fatto? Hanno messo in parte già delle risorse, perché in maniera tale che non ci possa essere poi il finanziamento da parte del governo, perché è chiaro che per poter raggiungere una condizione di pareggio ci vogliono più esercizi, e che questa compagnia sia una compagnia che abbia l'opportunità di guardare il mercato internazionale. Secondo me, con queste condizioni, la compagnia regionale, con l'inserimento anche di un privato, può essere un'opportunità. Perfetto.
Giuseppe Meloni, a lei la chiusura, cerchi di concentrarsi nonostante il rumore di fondo, sulle cose che ha detto l'assessore e se sono tecnicamente... Allora, io sulla questione della proroga alla continuità territoriale, ovviamente ben venga, sottolineo che non avremmo avuto bisogno della proroga se avessero lavorato e difeso il bando che gli abbiamo lasciato in eredità. Era un bando, secondo noi, che andava nella giusta direzione, nell'interesse dei sardi, perché garantiva appunto il diritto dei sardi alla mobilità, e è stato deciso di ritirarlo semplicemente perché ne avevano fatto una questione di bandiera, soprattutto la Lega in campagna elettorale, l'assessore leghista l'ha voluto fare. Un grave errore, un gravissimo errore, perché le condizioni contenute in quel bando sarà difficilissimo ripetere, nonostante Forza Italia in particolare giocasse molto sulla questione della tariffa unica, noi praticamente abbiamo iniziato un braccio di ferro che loro non hanno voluto continuare per cercare di poter guadagnare il più possibile per la Sardegna rispetto a questo tema. Temo che quando ci sarà, a meno che non continueranno, ed è pure probabile, tutta la legislatura con le proroghe, quando ci sarà un vero sistema nuovo di continuità territoriale, dovremo abbandonare addirittura anche quello che era il minimo che noi eravamo riusciti ad ottenere. Quindi credo che sia stato questo un grave errore. Per quanto riguarda Air Italy, innanzitutto adesso è urgentissimo fare in modo che possa essere anche trovato il modo per garantire una prosecuzione anche oltre il 31 dicembre 2021 degli ammortizzatori sociali. Io credo che le soluzioni potrebbero anche esserci, e comunque lavorare, non perdere nemmeno un giorno. È stato perso troppo tempo rispetto al piano industriale, rispetto col ministro Giorgetti. Abbiamo un'occasione d'oro, abbiamo un ministro che allo sviluppo economico, che è dello stesso colore politico della maggioranza che guida la regione, dell'assessore dei trasporti, del presidente della regione, che sedeva con lui nello stesso gruppo parlamentare in Senato. Quindi io dico che è veramente un'occasione d'oro. Perché non considerare Air Italy alla stessa stregua di Alitalia? Perché non considerare i lavoratori sardi, in particolare di Air Italy, così come quelli lavoratori di Alitalia? Qual è il motivo? Non c'è un motivo per non considerarli uguali. Sulla questione della compagnia sardi, io sono stato fra quelli che non in solitario, ma non avevo un grande seguito anche nel centro-sinistra, quando ho addirittura buttato la palla avanti e detto all'inizio, quando si è verificata questa situazione all'inizio della legislatura, perché no, se è fatta bene una compagnia sarda nella quale possa esercitare anche un ruolo la regione, eccetera. Però mi rassicurano le parole dell'assessore rispetto all'ingerenza politica, rispetto a non fare, io aggiungo, gli errori che sono stati fatti nel passato con Saranno e quant'altro. Però devo dire che per come viene governata la regione su tematiche molto anche meno rilevanti rispetto a questa, temo che quell'ottimismo che avevo inizio di legislatura ora sia molto, è molto scemato. Spero, così come ha detto l'assessore sulla sanità, che ci sia un'inversione di tendenza, non per il centrodestra, ma spero che ci sia soprattutto nell'interesse dei sardi. Dubito che sarà difficile, ma lo spero davvero. No, che da l'ultima questa... parola la vuole sempre. No, sta scherzando. No, è solo una battuta. La mia vuole essere solo una battuta. Che in questa trasmissione è venuto fuori quello che è il nostro DNA. Lui è pessimista e io sono ottimista. No, non c'è niente. Io sono ottimista. Permettimi. Sono ottimista anche per il 10-11 ottobre. Lui lo sa. Lo sa che ho ragione di essere ottimista. Sicuramente sì. Tra tutti vedremo, voi. Io sono realista e dico che per chiudere, che come diceva qualcuno, è sempre meglio forse avere un buon amministratore delegato e un buon direttore generale che non un consiglio d'amministrazione. Per tornare e chiudere qua. Vi ringrazio per la pazienza, per l'interruzione sonora. Spero che i telespettatori siano riusciti a seguire. Ringrazio ovviamente Giuseppe Meloni, consigliere regionale del Partito Democratico. Grazie a voi. Sempre Giuseppe Fasolino, assessore regionale alla programmazione e bilancio, Partito Democratico e Forza Italia. Grazie ovviamente ai telespettatori. Ci potete seguire come al solito. La prossima puntata, sempre con i candidati consiglieri comunali, sarà lunedì alle 20.45, sempre su Gallura Live, canale 815 del Digitale Terrestre, Tele Sardegna, canale 14 del Digitale Terrestre. Poi ci potrete vedere la trasmissione su Facebook, sul canale YouTube di Gallura Live, su Twitch e su tutti i social. Vi ringrazio. Mi scuso
ancora per il fischio, non dipendeva da noi. Comunque, insomma, speriamo magari di qualche fischio, ma meno fiaschi. Grazie, alla prossima.